Professor Gatti, il ruolo della vitamina D nel favorire l'assorbimento del calcio e dunque nel favorire una buona struttura ossea è ampiamente conosciuto, certo, e consolidato. Lui invece qui al convegno di oggi ha parlato della vitamina D nel dolore da osteoporosi. Perché c'è una relazione, professore? La relazione è un po' mediata, devo dire, perché noi sappiamo che il vero dolore da osteoporosi è il dolore legato alla frattura. L'osteoporosi per sé non dà dolore, l'osteoporosi è una malattia che ci porta via il calcio dalle ossa senza che ce ne accorgiamo. Quando arriviamo al momento critico c'è l'evento clinico fondamentale che è la frattura e quindi anche il dolore. È chiaro che il meccanismo principale per cui ci può essere il collegamento tra vitamina D e dolore da osteoporosi è proprio il fatto che i pazienti che hanno una carenza di vitamina D sono quelli che più facilmente sviluppano osteoporosi, sono quelli che più facilmente, per una serie di meccanismi ossei, muscolari, eccetera, che vanno incontro alle fratture, e questo credo che sia il legame principale. Poi ci sono dei dati recenti e molto interessanti che fanno vedere come essere carenti di vitamina D si associ di per sé a un maggior rischio di mal di schiena anche non legato all'osteoporosi, e come nei pazienti osteoporotici avere una carenza grave di vitamina D comporti anche un deterioramento rapido del disco intervertebrale, quindi andando incontro a problematiche di tipo articolare, non solo ossea. Credo che tutto questo messo insieme ci deve giustificare ancora di più nel combattere il vero problema, che non è che la vitamina D fa bene, ma è la mancanza di vitamina D, è la carenza di vitamina D che fa male, in particolare nei soggetti anziani, in particolare nei soggetti osteoporotici. Io ho concluso dicendo che spero che non ci sia la necessità e che i pazienti abbiano una recrudescenza del dolore per correggere la carenza di vitamina D, perché la carenza di vitamina D è il problema che deve essere corretto, soprattutto, ripeto, negli anziani e soprattutto nei pazienti osteoporotici. Professore, quando bisogna correggerlo? Quindi l'asticella a che livello deve scendere per far scattare appunto l'allarme rosso e quindi per dover intervenire? Anche questa è una bellissima domanda. Credo che in Italia ci sia stato un movimento che ha portato alla nota 96, che ha identificato nei 20 nanogrammi o i 50 nanomoli il livello minimo accettabile. Credo che possiamo considerarlo come livello minimo accettabile nei pazienti ad alto rischio, nei pazienti che fanno terapie importanti per l'osteoporosi come gli antiresorbitivi, il denosma o farmaci così impegnativi. Credo che dobbiamo puntare un pochino più in alto per poter portarci a casa tutti i benefici che queste terapie ci possono dare. Ecco, un concetto importante è quello che la vitamina D andrebbe sempre associata ai farmaci che si utilizzano appunto per l'osteoporosi e quindi appunto ai bifosfonati, al denosum che lei ha citato e anche agli altri. Ecco, perché, professore? No, dobbiamo distinguere secondo me due situazioni diverse. Se un paziente è ipovitaminosico D, deve essere corretta l'ipovitaminosi D. Se invece il paziente è osteoporotico, dobbiamo mettere in condizione la terapia di avere il massimo di efficacia. Abbiamo visto che il principale motivo per cui i farmaci di osteoporosi non funzionano è essere ipovitaminosici D. E allora dobbiamo evitare che il nostro paziente abbia l'ipovitaminosi D, dobbiamo correggere l'apporto di vitamina D per far sì che i nostri farmaci, che spesso costano in maniera non indifferente, possano portarci a casa tutto quello che possono, che è una riduzione del rischio di frattura che va dal 50 al 70%, e quello è quello che dobbiamo portarci a casa, e per fare questo dobbiamo correggere anche la vitamina D.